Ore strette consultazioni in vista, dicevamo, del G20 di Cannes che si terrà nella giornata di giovedì. A questo punto siamo tutti in attesa ovviamente di sapere quello che succederà questa sera. Stiamo cercando di contattare il prossimo dei nostri ospiti, anche se la situazione, insomma, di quest'oggi è abbastanza complicata, non soltanto per la situazione appunto politica. Intanto ci scrive Giorgio: ma dov'è finito Tremonti, l'unico ministro dotato di portafoglio? La citazione è sua. Quel geniaccio che ha previsto la crisi salvandoci, questa di Berlusconi, ci scrive sempre Giorgio, proprio mentre i mercati ci riportano alla nostra triste realtà di squadra da recessione, da retrocessione, ci troviamo a constatare che il ministro latita da giorni. Ma dove sta? No, il ministro Tremonti sappiamo che è. Questa sera è a Palazzo Chigi nel vertice presieduto appunto dal Premier, quindi Giorgio, insomma, evidentemente si riferisce al silenzio degli ultimi giorni, o perlomeno alla mancanza di dichiarazioni che sono arrivate appunto negli ultimi giorni, forse nelle ultime settimane, da parte del ministro Tremonti. Intanto la situazione ne abbiamo dato conto in maniera più pressoché sommaria, le parole di Napolitano al centro. Questa volta della prima domanda che lanceremo al nostro ospite, il Presidente della Repubblica vuole verificare se esistano larghe intese sulle scelte da fare. Queste larghe intese ci sono, lo chiediamo all'onorevole Boccia del Partito Democratico. Buonasera, onorevole. Buonasera. Buonasera, grazie di aver accolto il nostro invito qui su Radio Yes. Un monito importante quello che fa il Presidente della Repubblica. Sì, il Presidente della Repubblica chiede alle forze politiche massima responsabilità, la situazione è molto seria, i mercati finanziari oggi hanno chiarito che tutti gli investitori non italiani non hanno intenzione di investire sull'Italia e quindi non rinnovano la fiducia all'Italia e quindi bisogna dare dei segnali molto chiari. Quindi il consiglio dei ministri di 40%, domani è inutile pressoché. guardi, io penso che sia assolutamente inutile per un motivo molto semplice: il 40% del nostro debito pubblico è nelle mani di investitori internazionali che non sono governabili attraverso un decreto, e sto parlando di investitori americani, inglesi, ma anche cinesi, russi, indiani, brasiliani. Sono tutti i fondi di investimento che a vario titolo e in dimensioni differenti investono sul nostro paese come in altri paesi, ed è da 2 mesi e mezzo, dall'estate, che quella quota di debito pubblico italiano, che pari al 40%, nelle mani di investitori internazionali non viene più rinnovata. Significa che a scadenza non rinnovano i titoli di Stato ed è la quota che sta assorbendo gradualmente la Banca Centrale Europea, che evidentemente non ha risorse illimitate, e questa è la causa che porta lo spread ad aumentare sempre di più rispetto ai titoli tedeschi. È inutile dirvi che la preoccupazione è alta, perché è la stessa spirale che ha colpito la Grecia molti mesi fa, e ne usciamo solo con un tasso di credibilità molto alto. Ecco, onorevole, fino a qualche tempo fa, quando si azzardava questo accostamento tra Italia e Grecia, molti economisti erano pronti, insomma, a fare anche una risata dicendo: no, è impossibile che l'Italia faccia la stessa fine, le situazioni sono ben diverse. Invece, nella giornata di oggi ho sentito molto spesso avanzare questo paragone. Che cosa è successo in questo lasso di tempo? Guardi, Italia e Grecia non sono comparabili perché le economie sono profondamente diverse, perché l'Italia ha un peso rispetto all'Unione Europea molto più alto e perché l'economia italiana è molto più solida, e la Grecia è saltata anche per un tasso di corruzione pubblica amministrazione altissimo. Le dinamiche legate ai mercati finanziari sono invece simili, nel senso che c'è un giorno in cui all'improvviso gli investitori internazionali non sottoscrivono più quote di debito pubblico, e lì non c'è decreto che tenga per convincerli. Papandreou ha dovuto assumere misure senza precedenti che si sono rivelate nel tempo insufficienti, tant'è che oggi è costretto a fare un referendum, secondo Ecco, me che non si anche. sa nemmeno se sia costituzionale, tra l'altro. No, io penso che sia un errore ed è il segno della debolezza evidente della politica. Quando un primo ministro addirittura sottopone al referendum una manovra economica, è evidente che non è più in grado di fare il primo ministro. E con lui tutta la classe politica di maggioranza e opposizione, perché è impensabile che
un governo debba sottoporre al referendum una manovra economica. Che tra l'altro è stata bocciata da tutta l'Unione Europea questa proposta, insomma, che ha causato tutto questo caos. Ma è evidente, perché segna la fine della politica, la debolezza della politica. Sul piano finanziario i paralleli invece sono molto simili e sono legati a scarsa fiducia che i mercati hanno rispetto all'andamento delle economie. E il tema di fondo è questo: come si fa a ricreare fiducia? Ecco. Lo si fa solo con pareggio di bilancio? Noi pensiamo di no, diremmo di sì se il paese crescesse di 2, 3, 4 punti l'anno. Questo d'altronde l'ha detto anche l'Europa. Esatto, siccome il paese cresce zero, quindi non cresce, il pareggio di bilancio serve solo ad anticipare la morte. Purtroppo noi l'abbiamo detto sia a luglio che ad agosto, non siamo stati ascoltati. L'Italia ha bisogno di una più grande operazione di redistribuzione di risorse e ricchezze mai fatta prima, significa andare a prendere le risorse là dove ci sono e metterle dove non ci sono. E riteniamo, guardi, il problema non è il Presidente del Consiglio, un Ministro anziché l'altro, è che PDL e Lega non hanno più nulla in comune e una grande operazione di redistribuzione di risorse e ricchezze non sono in grado di farlo. Quindi lei legge così anche l'assenza di Bossi a questa sera, che inizialmente era stato dato come presente al vertice che è in corso a Palazzo Chigi? Bossi ieri era impegnato nel giuramento sulla zucca con Tremonti. Mi dica lei se in un momento come questo due ministri della Repubblica possano perdere una serata a giurare sulla zucca. È evidente che Bossi, indipendentemente se oggi stia partecipando al vertice o meno, insomma, diciamo non è una decisione politica, insomma, ma è sotto gli occhi di tutti la condizione in cui versa la Lega e Bossi. Io penso che non sono più nella condizione di dare al paese quello di cui il paese ha bisogno, cioè certezze sull'impegno rispetto a manovre che vanno fatte e soprattutto credibilità internazionale. Ecco, Tremonti tra l'altro per domani ha convocato nella sede del Ministero il Comitato per la Salvaguardia della Stabilità Finanziaria. Io ritengo Tremonti uno dei principali responsabili dello sfascio economico in cui il paese è finito, quindi lui può convocare tutti i comitati che vuole domani mattina. Domani pomeriggio alle 15. Resta la responsabilità di non aver fatto quello che andava fatto nel momento opportuno. Noi da un anno che chiediamo il concordato fiscale con la Svizzera, non si capisce perché il governo elvetico ci chieda di siglare un accordo che hanno già siglato Germania e Regno Unito, che consentirebbe agli italiani residenti in Italia che hanno risorse in Svizzera, risorse stimate dai 150 ai 200 miliardi di depositi, e che consentirebbe all'Italia di recuperare dai 10 ai 15 miliardi le stime minime, e non si capisce perché Tremonti non dia il via libera quando gente come Crosetto all'interno della stessa maggioranza la pensa come noi. Sì, sono tante le contraddizioni, guardi, che hanno creato questa situazione, e poi noi aspetti in un giorno e temo che quel giorno sia arrivato. Ecco, noi speriamo insomma di assistere a un futuro un po' più roseo, se così possiamo definire, insomma, di questa previsione, anche se lo stato attuale di cose. Certo, la situazione è complicata, lo dichiara a chiare lettere non solo la maggioranza ma anche tutta l'Europa, quindi onorevole, insomma, auguriamoci il meglio, ecco, da questo punto di vista. Sempre, questo sempre. La fotografia per oggi è questa. La fotografia di oggi non è positiva, questo è certo. È opportuno dirlo, certo. Assolutamente. Onorevole, noi la ringraziamo della sua disponibilità, della sua partecipazione, le auguriamo un buon lavoro. Grazie, grazie e buonasera a tutti. Grazie all'onorevole Francesco Boccia del Partito Democratico.